Salve a tutti amici, sono Nikron e benvenuti in Let's Play 2 di Dark Soul, Prepare to Die. Ascoltiamo subito il dialogo. Bene bene, che abbiamo qui? Deve essere un nuovo arrivato. Fatemi indovinare, un altro non morto, immagino. Ne vedi passare tanti come me, eh? Non è mai troppo tardi. Sì? Sì, guarda, avrei un po' di fretta. Vedi, sono un po' nudo. Senza pelle, scorticato. E qua mi dice che ci sono ben due campane del risveglio, una in alto nella chiesa dei non morti e l'altra più lontano in basso, verso la città infame. Va bene. Va bene, grazie. Tu con la cotta di maglio unica con un'unica bozza sei, una bozza in pelle intera. Non è morto, questa, quindi vai per questo, per giù, nella terra di mano, non ci riuscirai, vabbè, vediamo. Ah, 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 è la risata del cazzo che hai. Quindi andiamo a fare un bel giretto. Mi sono già ingastrato, allora, de umanità, me ne manca tanto, io sono l'uomo con la clava, va in giro nudo. Allora andiamo a esplorare un po', qua non c'è niente, saliamo, saliamo un po', là c'è una luce, eccolo qua, già siamo morti ragazzi, quindi come vedete qua c'è questo bastardo che deve morire. Sono riuscito già a morire per la prima volta, farmi fregare. Comunque in questo gioco non è che dobbiamo fare tanto caso alle morti, perché si morirà così tante volte che perderete il conto. Ovviamente l'importante è avere la capacità di non perdere le anime recuperate. Come vedete lì ci sono i miei resti precedenti. Provo a ammazzare questi bastardi. Vediamo se recupero. Perfetto, ho recuperato quelle poche anime che avevo. Questo bastardo qua che continua a lanciarmele, diciamo, ha ragione. Vediamo, così, vieni qua bastardo, muori. Di nuovo. E muori, ho paura di cadere giù. Tu, perché non scendi? Dai, sono qui. No, dai, dai. Dai, guerriero non morto, muori. È morto. Ok, ah, qua c'è un oggetto, elmo, poi lo indossiamo. Tanto non è che mi darà tutta quella protezione che desideravo. Allora, ora vediamo qua. Prendiamo quest'anima qui. Anima del non morto perduta. Allora, vediamo un po'. Prendiamo un po' la distanza, Allora, per prima cosa, visto che abbiamo un po' di tempo, andrei a equipaggiarmi un po' di oggetti. Questo elmo. Allora, no, si equipaggia da quest'altra parte. Elmo, guardate che sono carino, dai, vai, stupendo, guarda, 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 un ebete. Allora, adesso testiamo il salto, dai, ok, va bene, se è giusto, salta, vabbè. L'avete presente, Willy Coyote? Perfetto, stessa identica cosa. In questo gioco se non corri non salti, mi sembra anche normale. Qui siamo, eravamo nel vuoto più profondo soltanto per andare a recuperare l'anello del sacrificio. E il sacrificio ce l'abbiamo messo, abbiamo recuperato già quasi più di 1000 anime. Adesso di nuovo la botta forte, dai. Perfetto, ci siamo riusciti. Queste capriole sono un po' fuorvianti, capita spesso di farne alcune senza volere e finisci sotto e addio anime. E allora Andrea, no, non mi immunisco quest'anello, non si sa mai, è molto utile, però direi, appunto, visto l'importanza che ha, lo andrei a disattivare. Ancora a questo livello non è che sia molto salutare sprecare gli oggetti. Altra anima del non morto perduto. Andiamo di qua. Cos'è? Ratto.
ratto muta forma, anche un ratto. Ehi, ma che. Ah, muore! Beh, si è appiccicato. Andiamo. Ogni tanto dovrebbero fare una rattilizzazione. Che schifo. Andiamo qua, questa porta. Non si apre da questo lato. Ovviamente si aprono solo dall'altro lato le porte. Saliamo su, 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 su. Ehi, quanti ce ne sono, eh? Tutti qua, Borgo dei Non Morti. Abbiamo raggiunto una nuova tappa del nostro viaggio. Bastardo, salta qui. Vieni qua, te la faccio anch'io, il tuo corpo. Non osare. Allora, io andrei da là, vediamo se ce la faccio, me lo sono portato appresso e ho schizzato via! Umanità. Ma che umanità ho, che ho preso quello e l'ho buttato dietro di me, che è schizzato stile fionda. Qua c'è una scala, dove mi porterà mai? Non ci vado, per adesso no, preferisco fare le cose con comodo, con più sicurezza. Andiamo a spaccare un po' di tutto, vediamo cosa trovo qua. Qua si può scendere di sotto, ci vado. Altro lanciatore di, stavolta mi ha beccato in pieno, di sassi infuocati. Quasi si coalizzano contro di me. Meno male con il mio randello che spacco tutto. E non è il randello alla Rocco, è un randello meno umanizzato, appunto, è un legno, è morto come randello, E dai, spacca l'ultima botte! Spacco tutto, portello! Ormai ci vuole questa battuta di quell'idiota, ormai fatto diventata popolare, quindi anch'io la uso. E allora direi appunto di scendere qui sotto, andare a recuperare questa anima, appunto, di non morto. Là come ci vado? Allora, dalle scale potevo andarci, però preferisco a questo punto buttarmi qua sotto. Ah, qua c'è il mio amichetto, ciao! Questo è diverso dal solito, questi erano come quelli che trovavano dentro il rifugio, Pezzo di bastardo. Muori. Dai, veloce, perché questi partono. Ti maciullano, veloce, muori. Sono scarsi di vita, quindi la difesa crolla immediatamente. Andiamo a esplorare qua. Altre cose da rompere. Aggiudicato. Adesso scendiamo qua le scalini. Recuperiamo. Quindi sembra qua da due, Anzi, sono di più di due. Sono in quattro. Stavo facendo il paragone con la polizia, che camminano sempre in due. Ciappame ho trovato. Beh, quindi potrei salire. E quello come lo prendo? Come faccio a prendere quell'oggetto lì? Saliamo. E qua sotto. Come faccio? Come farò io a prenderlo? Vabbè, per adesso attraversiamo la nebbia. La nebbia irti colli, io mi girando sale. E allora, qua altre anime. Povero cestino. Distrutto da questa ira funesta. Abbiamo trovato un cazzo come oggetti, non abbiamo niente. Non posso equipaggiarmi di nulla. Va bene. Cerchiamo inutilmente. Segno oscuro ci abbiamo pure, dai. Va bene. Niente di utile.
metto una mano. Con lo scudo di tavola è meglio. Questa tavola difensiva del nostro potere è unica. Quindi saliamo le scale. Sì. Cazzo, cazzo. Va che. Così all'improvviso, senza bussare. Spaccato tutto. E allora. E muori così. Hai occhio alle frecce. Occhio alle frecce. Occhio alle frecce. Muori. Dai, prima che ci ammazza, manca veramente poco. Io scappo, vado direttamente a focolaio. Allora, accendi sto falò, dai. Occhio alla freccia, occhio alla freccia! Meno male, meno male, meno male. Dai, avanziamo di livello. Ma mi ha colpito! Mi ha fatto uscire di nuovo. Che bastardo! Mi alzo di livello. Sì. Bastardo, mi doveva fottere così. Va bene, va bene, va bene. Ragazzi, qui si conclude il video. Ci vediamo al prossimo episodio. Bye bye.